Da quasi 6 anni investo in ETF, ma non è sempre andato tutto liscio. Anzi, ci sono stati diversi errori che ho fatto in questi anni che mi hanno fatto perdere un bel po' di soldi. Per questo oggi voglio parlare dei quattro principali errori che ho commesso, perché li ho fatti e soprattutto come evitarli, così che almeno tu possa auspicabilmente non ripeterli. Un breve recap però: da circa 4 anni e mezzo ho condiviso e presentato il mio portafoglio di ETF qui su YouTube con aggiornamenti annuali anche sull'andamento di ogni componente per capire da dove sono partito anche e dove voglio arrivare. E se te li sei persi ti lascio la playlist principale sul mio portafoglio in descrizione. E come succede spesso anche su aspetti forse della vita non finanziaria, alla fine tutte le lezioni che ho imparato vengono dagli errori che ho fatto, ahimè, più che dalle cose che sono andate bene. E se investite già magari e avete già fatto qualche stupidaggine e ve ne siete accorti, non preoccupatevi, perché a meno che non vi siete giocati casa per una partita a poker come in Titanic, tutto bene o male si può rimediare. Ma non perdiamo altro tempo, iniziamo dal primo errore che ho fatto, forse quello che avevo di più sottovalutato, ossia che non avevo definito una strategia chiara per le mie esigenze. Questo è un punto che ho almeno menzionato diverse volte, ma senza mai approfondirlo. Sapere perché investiamo il capitale, cosa vogliamo ottenere, quando esattamente ci servirà e per cosa, è molto più importante di quello che si crede. E infatti io quando ho iniziato non lo sapevo. Le principali domande a cui rispondere sono almeno: per cosa voglio costruire un patrimonio? Voglio costruire un patrimonio a lungo termine per la pensione o desidero ricevere magari dividendi regolari per integrare lo stipendio? O magari voglio andare proprio in pensione anticipata? In quanto tempo voglio costruire questo patrimonio e quanto esattamente vorrei accumulare? Abbinato però soprattutto ad una simulazione realistica di quello che si può fare in base al nostro lavoro e al tasso di risparmio. Risparmiare 1 milione entro i 30 anni, se ne hai magari 29 e guadagni 1.500 euro al mese, non serve che lo dica io, che non è ovviamente chissà quanto realistico. Nel mio caso, la mia strategia è stata confusionaria e non chiara per molto tempo ed è per questo che ho collezionato ETF di nature diverse e non sempre anche allineati ai miei obiettivi, per non parlare poi delle azioni singole. Questo può anche essere comprensibile all'inizio e non è un danno chissà quanto grande, fin tanto che uno non perda soldi, anche perché è difficile avere una strategia chiarissima fin dal giorno 1 e che non cambi proprio mai nel tempo. Ma è fondamentale almeno avere chiara un'idea generale degli obiettivi di investimento e scriverli anche nero su bianco per non dimenticarli, così da avere una stella polare, passatemi in termine, ed evitare alcuni degli errori che seguiranno e che guarda caso io ho fatto. In particolare il secondo errore è avere troppi ETF. Lo scorso anno avevo 6 ETF nel mio portafoglio, oltre a quelli che ho su Moneyfarm. Alcuni investivano nell'MSCI World, altri erano focalizzati su titoli ad alti dividendi. Poi c'erano ETF tematici e regionali, come quello sull'Europa, uno sul Nasdaq e un altro sullo Standard & Poor's 500 e sulle energie rinnovabili, sempre in America però. E tutto il capitale era spalmato su questi strumenti, in aggiunta ovviamente al mio pack. Ma non c'era una vera e propria base solida e poi al massimo dei satelliti, se vogliamo, che seguissero. Era solo un mix casuale, se vogliamo, e con importi sbilanciati e a volte ovviamente variabili. Ma perché è successo o l'ho fatto? In parte per inseguire le basse commissioni, altre volte come alternativa, se vogliamo, all'acquisto di azioni singole, ed ho preferito degli ETF in alcuni temi che mi sembravano promettenti e per cavalcare, se vogliamo, qualche trend. Ma questo ha comportato diverse cose brutte, se vogliamo, che mi sarei volentieri evitato, come ovviamente costi di acquisto più alti, inefficienze fiscali e un caos generalizzato nel mio portafoglio, con alla fine rendimenti uguali o molto simili a quelli che avrei ottenuto investendo nell'ETF principale su cui ho il mio piano di accumulo. E questo secondo errore ha forse anche comportato in parte il terzo errore principale che ho commesso, ossia che mi sono ritrovato ad un certo punto con troppe sovrapposizioni di geografie e settori nel portafoglio. Con circa appunto 6-7 ETF avevo molte sovrapposizioni di aziende, geografie, creando anche un'inutile proprio complessità e rendendo poco chiara la composizione del mio portafoglio. Non sapevo rispondere a domande che dovrebbero essere ovvie, diciamo, ad un investitore con un po' di esperienza, un portafoglio
ben strutturato, come ad esempio quanta percentuale esattamente hai investito in aziende magari bancarie o farmaceutiche, o quanta percentuale hai esattamente investita in America, ma anche e soprattutto quanto avevo investito in ogni singola azienda. Mi sono infatti accorto fin troppo tardi che, avendo diversi ETF, avevo investito quasi il 10% del mio portafoglio in Google, quando ho sempre pensato bene o male che il mio portafoglio fosse bilanciato. Nonostante fortunatamente nel caso di Google è un'azienda solida che è andata bene negli ultimi anni e questo quindi non ha fatto chissà quale danno. E come alcuni di voi sanno, ho risolto questo problema, se vogliamo, grazie ad una funzionalità che è stata rilasciata nel broker che utilizzo, Scalable Capital, che calcola appunto la composizione complessiva del portafoglio aggregando tutti quanti gli strumenti che uno ha, e serve proprio a fare queste analisi del portafoglio e poi ho provveduto io a ribilanciarlo. Insomma, assicuratevi almeno di saper rispondere a questo genere di domande sul portafoglio, ossia percentuali esatte per ogni geografia e industria, ma anche per singola azienda, visto che in moltissimi ETF si trovano alla fine le stesse aziende, in modo che sapete anche valutare bene il rischio che state correndo. Ed infine l'ultimo errore principale che ho fatto, seppur fortunatamente in forma lieve, è stato di fare trading con gli ETF, cercando di anticipare il mercato e cavalcare alcuni trend, che seppur la maggior parte di voi sono sicuro sa benissimo che è un errore alla base, è anche una tentazione molto grande in generale per chi investe più o meno attivamente, a cui è difficile, diciamo, dire di no sempre. Oltre al fatto che fare timing del mercato non funziona e ci sono fin troppe statistiche a dimostrarlo, gli ETF sono strumenti di investimento a lungo termine e non sono comunque per nulla adatti a questo tipo di cose. E paradossalmente, quindi, nonostante generalmente sono considerati più sicuri, ad esempio di azioni singole o altri strumenti, possono comunque fare danni. Se uno ha chiari gli obiettivi di investimento, non ci sono molti motivi per vendere e non bisognerebbe farlo in anticipo né sprecare tempo nel cercare di prevedere i mercati, a meno che non sia cambiato proprio completamente lo scenario di un intero settore o di un'intera regione. Sia questo per ragioni fiscali, ma soprattutto perché rende rischioso qualcosa che è fatto in realtà per mitigare il rischio, come gli ETF, che è un po' un paradosso. Nel mio caso, ad esempio, è successo con l'ETF sulle energie rinnovabili, con cui ho cercato di cavalcare un trend e che mi ritrovo ancora oggi nel portafoglio con una perdita di circa il 20%. Scrivi se vuoi qui sotto nei commenti quali di questi errori hai commesso o se ne hai fatti altri che fortunatamente io almeno mi sono evitato. Penso che non ci sia nulla di male a parlare anche degli sbagli ed essere aperti ad ammettere i propri errori, che è proprio il primo passo per migliorare. Oltre però agli errori che ho fatto, ti lascio quella che è secondo me la migliore strategia per investire in autonomia, per principianti almeno, ma anche per medi investitori. È un altro video su Moneyfarm, se non te la senti di fare le cose da solo, che è una piattaforma completamente automatizzata per investire. Detto ciò, grazie mille per avermi seguito, lascia un mi piace per l'algoritmo di YouTube se ti è piaciuto questo video e iscriviti per non perderti altri futuri video come questo. E noi ci vediamo la prossima settimana in un prossimo video. Ciao!